Tutti conoscono i comuni fioriti, ma oggi nasce un'altra importante iniziativa, quella delle oasi fiorite per la biodiversità. Nasce in Piemonte il primo coordinamento regionale dedicato proprio al tema della biodiversità e ai pronubi, ovvero alle api. Un'iniziativa importante. Sì, direi che oggi è una grande soddisfazione, ringrazio l'istituzione regionale per la sensibilità che ha avuto di dare questa risposta e di costituire questo coordinamento per la biodiversità. È un modo concreto di coinvolgere tutti i soggetti e tutte le competenze disponibili per pensare al nostro territorio, alle nostre filiere agricole, eccetera, a ripensarle con un occhio di riguardo a quello che può essere la sopravvivenza dei pronubi, delle api, sapendo che è interesse di tutti noi. Possiamo sintetizzarlo sul fatto che sono a base della vita, ma in realtà sappiamo che attraverso l'impollinazione viaggia il 70% degli alimenti di cui ci cibiamo, e il modo sostanzialmente per rendere più resistenti i nostri territori a quello che è l'impatto dei cambiamenti del clima, e anche il modo per difenderci. La biodiversità ci aiuta a difenderci da quelli che possono essere, come dire, delle sventure in termini di nuove malattie, infestazioni, eccetera, che possiamo o che spesso incontriamo nel nostro percorso sia produttivo che di gestione del verde dei nostri territori. La ricerca saranno proprio queste, cioè lavorare, il trovare il tipo di semente giusto, il modo in cui andarlo a seminare, quando e dove è possibile intervallare allora queste culture alle culture produttive per riuscire a migliorare quelle che sono le condizioni. Ma c'è anche la consapevolezza però che da soli non risolvono questo problema, cioè le filiere agricole da soli non riuscirebbero a risolvere questo problema. E ecco quindi l'importanza del coinvolgimento delle istituzioni, dei comuni, di tutte le associazioni che hanno sensibilità in materia, perché noi un ambiente più ricco di biodiversità, più idoneo alle api, lo costruiamo sostanzialmente solo se lavoriamo tutti insieme in qualsiasi contesto, a partire dal contesto urbano per arrivare al contesto agricolo coltivato, ad arrivare alle zone marginali, magari anche abbandonate, dove possiamo immaginare delle operazioni che ci permettono di abbellire magari i nostri territori, quindi anche in chiave turistica, e dall'altra parte di rispondere a queste esigenze. Noi, la nostra mission sarà quella di divulgare ai 980 associati questa importante realtà e questo importante progetto che Regione Piemonte e Agrium hanno messo in pista.